Bagama. Buongiorno, oggi sveglio, sei sveglio, pimpante, che sei successo? Lunedì. Ah, lunedì tu ti svegli così? Non ti muovo lunedì. Ero nel letto e mi sono chiamato. Esatto, lunedì 23 abbiamo... 23 poi. Ah, vero, oggi lunedì 23 dell'anno 2023, perciò stasera alle 23:23 bisognerebbe brindare, perché 23 il giorno, 23 l'anno, 23 l'ora, 23 i minuti, se vuoi fare fai pure 23 secondi, stappate una bella bottiglia che sicuramente... Noi beviamo. Ci vedate alle 23, 23 noi veniamo. Veniamo in 23. Subito, tu quando c'è da bere, da mangiare, sei sempre in prima fila. Allora ricordate, festeggiate alle 23 e 23 di lunedì 23 dell'anno 2023. Abbiamo sparato la fesseria, possiamo iniziare direttamente. Vai. Oh. Allora, la una notizia che mi ha colpito anche questa, è quella, no, non mi ha colpito in testa, perché mi deve colpire in testa? È questa che andando in Kenya, una coppia di sposini, viaggio di nozze, anche loro volevano provare tutto quello che c'era oltre al mare, la spiaggia, gli animali, tutto quello che c'è da vedere in Kenya, anche la frutta, perché lì è ricca di frutta, e la sposa ha, durante il pranzo, quando gli hanno portato la frutta, ha chiesto di un frutto che c'era nella teiera, e no, nella chi? Tazzupera, che la chiamano diversamente, chiede di un frutto particolare e il cameriere gli dice che questo è sono i frutti della passione. Capisci a me? Capisci a me, va? E come avrebbe fatto Papa, hanno fatto una bella scorpacciata di questi frutti. Bacialao! Zascialao di questi frutti della passione, e che e poi il risultato era la passione. Sì, sì. Sì, perché? Sì. Subito dopo che ne hanno mangiato una buona quantità, gli è cominciato a sentire dentro lo stomacchino... Basta. No? E sono dovuto andare di corsa al bagno. E che passione! Ci sono stati là dentro, perché questi frutti bisogna mangiarne pochi, perché hanno un gusto anche particolare, molto dolciastro, però hanno anche questa... forma di aiuto alla digestione, chiamiamola così. Gli è venuta una colorata di panza a tutte e due, e sono dovuto andare di corsa in bagno. Quindi, frutti della passione, poco alla volta, giusto? Poco alla volta. Abbiamo fatto era una cosa. Il viaggio di nozze. Bella passione. Sì, vero è. Ah, allora, questa della passione l'abbiamo letto. E c'è una notizia di una del 2022, di giugno del 2022. Però, e io la leggo perché dobbiamo stare attenti. Allora, questa signora stava per dirigersi verso l'ospedale più vicino quando all'improvviso si sono rotte le acque, perché era in stato interessante, stava andando. No, era l'inizio al parto. Ah, ed è stata costretta. Ma dove sarà andata? Ed è
Stava andando in ospedale perché doveva partorire. Ah. Però prima che arrivasse all'ospedale si sono rotte le acque. Come te lo devo spiegare? Sì, va bene. Non rotte così, si dice che si sono rotte le acque. Si è dovuta fermare in un distributore di benzina perché non ci arrivava più, con l'aiuto della cassiera del market che c'era lì e di altre persone, ha partorito finalmente una bella bambina. Ciao, ciao, che c'entra? Ciao che partorito, che c'entra? Partorito, ha messo alla luce una bambina bellissima. E sai che era vicino al distributore? E sai come l'ha chiamata? Super. No, super. Forse sarebbe stato. L'ha chiamata Fiamma. Perché con la benzina poteva andare a fuoco. Bla, quella, non lo so. L'ha chiamata Fiamma. Bello pazzo, si è salvata. Un bel nome. Che bagno se la chiamava Peppa. Se facile si voglia la pompa, va bene. Allora, questo è uno dei regali più strani che io ho sentito che qualcuno facesse a una coppia. Non ce lo so io. Non sei stato tu, lo so che non sei stato tu. Due impiegati di uno studio di avvocato si sono conosciuti e si sono sposati. Ma che c'entra? Si sono sposati questi due impiegati di uno studio di avvocati. Noto studio di avvocati. Sai che gli ha regalato? No, a Noto, in un altro posto. Sai cosa gli ha regalato l'avvocato? Un buono per divorzio. Quindi un po' delicato questa cosa. Poteva benissimo. E lo so quanto costa il divorzio. Lui mi ha regalato il buono perché questo studio legale era divorzista come specialità. Ma non si doveva fare. Gli ha regalato, dice, avete bisogno. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma che si regala? Andate a scuola, andate. Ma non si può fare. Andate a scuola. Che c'entra andare a scuola? Avvocato, sì. Uno era avvocato. Sì, non c'è ogni tempo di occupare, uno fa. Questa è la mia compagna. Questa è la mia compagna. Appunto, ma andiamo a scuola, invece. Andate a scuola invece. Se ci sposasse, vado a. Ma veramente, non mi sposare. Compagna. Allora, abbiamo solamente l'opportunità, visto che qua tarocco quello che è. Sai cosa è successo a Napoli? Una signora, dopo che era andata a fare la spesa, va nello studio medico perché doveva fare delle prescrizioni, si siede e attende. Non c'era molta confusione, attende 10 minuti. Attende e in sala di attesa. Attende meno. 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, 25 minuti. Non usciva il medico. Non aprivano la porta, non usciva neanche un assistito. Dopo circa mezz'ora si apre la porta della stanza del medico. La signora era incavolata nera, ma proprio non ne poteva più perché era lì, era estate. Perché questa è una notizia di Sky TG24, non è che la sto dando. E allora, incavolata nera, prende le mozzarelle di bufala che aveva comprato e gliele scaraventa al medico, gliele tira tutte quante e se ne va. Ora dico io, signora, lei lascia le mozzarelle di bufala al medico. Ma se va, se la poteva tirare a lui, si sarebbe sfogata con pappa. Io mi sono che dolore. E anche questa qui è la notizia. Poi il medico ha fatto anche la denuncia. Non perché le mozzarelle erano poche, ma perché mi chiacchieravano il pomodoro. Se il pomodoro era meglio.
Siamo arrivati quasi alla fine di lunedì 23, ricordiamo stasera alle 23:23 di brindare, aprire una bottiglia e brindare insieme a qualcuno. No, a te, sì, se ti vogliono chiamare ti chiamano. Ti chiamano, lo so che tu sai, lo so. Alle 23:23 di stasera, lunedì 23, gennaio dell'anno 2023, vi consigliamo di abbracciarvi e bere un bicchiere alla vostra salute e alla nostra salute, se volete. Buongiorno a tutti con lo 000.